Luca. Io sono Fabio. Siamo qui da Baseline dal 2009, se non ho capito un basso. Non facciamo per voi. Proseguiamo la nostra serie originale americana, che non è fasulla, ma è originale in realtà. E andiamo già a vedere l'ultimo basso, quello che non abbiamo trattato. Quindi, se due erano precision, sì, e su tre che ce n'erano, due erano precision e uno è jazz, quale resterà? Un precision. Esatto, e infatti è un jazz. Ecco. È il jazz American Original 60. Oh. Che Lake Ski, oh, finalmente, che devo dire che è uno di quelli che preferisco, sarà perché a me piace un po' più il jazz, però posso qua... dire che piace anche a me? Sì, puoi dirlo, finalmente hai capito le cose come stanno, era ora. Non è che gli altri non mi piacciono, no, però... a me piacciono un sacco di persino, però questo qua obiettivamente se... c'ha qualcosa in più, non lo so. Allora, a vedere i dot. Tastiera palissandro con i dot, questi qua che non capisco se sono a balone o se sono di qualche legno, però sono molto fighi, sono un po' invecchiati. Manico 64, quindi bello cicciotto, molto molto confortevole, corpo in ontano. Pick up sono due single coil pure vintage 64 della Fender. Tecchi. Che hanno un timbro davvero molto molto figo, adesso lo sentirete. Spiegaci cos'è. Cos'è qui? Questo? Questo qua, allora, questo qua è una caratteristica che c'era appunto nei vecchi jazz, quelli del 60. È un collegamento di massa. Serve semplicemente a collegare la messa a terra, la basetta, quella di non ricordo più che materiale sia, rame o cos'altro, che c'è sotto al pick up, a collegarla al ponte, il quale poi viene così messo a terra e si dovrebbe eliminare un po' di ronzio di fondo. È una cosa che poi nei bassi moderni è stata eliminata perché non la messa a terra non serviva un cazzo. Ma allora no, funziona, però diciamo c'erano metodi un po' più carini, tipo fare un altro bus sotto che va fin sotto al ponte e metterci lì sotto un cavettino, esatto, collegato metà terra, funziona uguale. Bravo, bravo, bravo. Grazie. Poi probabilmente tanto ci sarà qualcuno che dirà non no, in realtà Leo lo ha fatto per convogliare le frequenze tra i 3000 Hz che sono le frequenze di misura aurea, che cazzo ne so. Guardate, non lo so, io so che funziona così. Dai, facci sentire, okay, come sentiamo come suona. Come suona, Luca? Questa suona così, sentite che bella. Con questa qua. Però adesso sentiamo come suona davvero. Questi erano tutti e due pick up. Bello. Molto belli. La cosa figa è che, stavo sentendo, sarà la posizione, sarà cosa, non lo so, ma sono piuttosto silenziosi. Cioè c'è un po' di hum di fondo, però non è una cosa super mega esplosiva. Ma quindi, tra l'altro, dimmi. Se fai così... E beh, così ovviamente si sparisce. Quindi evidentemente questa qua funziona anche. Hai visto? Vedi? Ah, prendere per il culo Leo. A convogliare i flussi delle stelle di Orione con le schede di rame. Sentiamo un po' com'è che funziona invece col pick up solo al manico. Uh-huh. Funzionerà da jazz, immagino. In questa tonalità, però ci siamo capiti. Suona molto bene a quel suono. Suono molto figo che piace a me tantissimo. E sentiamo invece come suona il ponte, perché non sono capace di suonarlo. Allora, è molto bello e a me piace molto questa configurazione perché qua il pick up del jazz è spostato un filino più verso il centro ed ha un suono molto più morbido quando lo si usa in singolo. Vedete che
non è troppo scoppiettante, bello rotondone. Se lo dici tu mi fido. Fidati, fidati. È così, okay. Sappilo. Bene, con questo abbiamo finito la nostra... Non ci fai un po' di slap? Dai, poi sai che lo chiede, non è malo slap. Sì, hai ragione. Ma c'è la cosa qui, non si fa bene. È tutta colpa del thumb rest. Maledetto thumb rest. Cioè, ma dannazione, se solo non ci fosse. Sono fatto malissimo, sappiate che è giusto che sia così. Riceverete una denuncia per infortunio sul lavoro, sappiatelo, perché è colpa del thumb rest. Mi è saltata una pellicina per colpa vostra, anche vostra che guardate a casa, sappiatelo. Quindi con questo display molto molto interessante di slap aiutato dal thumb rest, abbiamo finito anche l'esposizione del nostro original Jazz 60, che a me personalmente piace un sacco. Sì. Ma ci interessa sapere cosa ne pensate anche voi. Mi interessa anche sapere cosa ne pensa Claudio. Pensa a te, perché lui è uno da Precision. Sì, è vero, devo dire che questo mi piace assai. Il che vuol dire che finalmente butterai via i tuoi Precision e prenderai un basso serio? Assolutamente no. Perfetto, benissimo. E qui tutti appunto i nostri bassi amici precisionisti inizieranno a lanciarmi crociate contro. Esatto. E anche contro te, che hai detto che ti piace un jazz. Tutti contro tutti. Tutti contro tutti, come gli scozzesi contro gli scozzesi. Custodia inclusa. Custodia inclusa. Finitura nitro, per il bel profumo, quello che sa di tempi passati. Placche incluse. Placche incluse, senza però averle montate. Vedete che i buchi sono ancora integri. Quindi se le volete montare si possono montare, se non le volete montare non le montate. Come volete voi. Come volete voi, siamo in un'azione libera e democratica. Pensate un po' voi, che sì, culo. Placche no. Quindi fateci sapere innanzitutto quale vi è piaciuto di più, se il Jazz, l'American Original 50 Precision o l'American Original 60 Precision. Dopodiché correte come un solo uomo a cliccare sul linkino che vedete sotto, andrete sul nostro e-commerce, potete comprare, acquistare, farvelo spedire, vederlo, e poi ovviamente vi aspettiamo in negozio per la prova finale, quella che involve il fatto di utilizzare le dita e perché il vostro orecchio. È perché non è che usi anche il pollice qua. Hai quattro dita qui e due qui. Ah, okay. O anche così. A seconda di come preferite. Non c'ero arrivato. Perché. Perché io di solito lo faccio così. Sì, vabbè, ma anch'io. Non pensare, solo che qui mi sforzo. Quindi fateci sapere quale vi è piaciuto di più, sì. Se magari l'avete già provati, perché insomma sono qui da un paio di giorni. E soprattutto vi aspettiamo qui in negozio per provarli. Oh yeah. Grazie mille, al prossimo video. Non ho neanche un plettrino. Dai, per aspetta. Fare aspetta che mi sì. Dovrei averne qua, sì, nel frattempo continuerò a guardare imbarazzato. Guarda che plettro che ti do. Quello di Saturnino? Quello di Saturnino Super Limited Edition natalizia. Natalizia con Oliva che dorme sul basso. Che figata. Quindi con quest'ultimo jazz abbiamo finito. No, abbiamo finito per gli American Original nuovi, sì. Ma ci sono molti altri video che stanno per arrivare. Ci vediamo nella sezione dei commenti e ci vediamo in negozio. Yeah! A presto!